Mi è stato chiesto cosa penso della dismissione del programma di notazione musicale del software Finale che ha annunciato appunto la dismissione, per cui non aggiornerà più, non sarà più in vendita. E devo dire che sono solidale con tutti gli amici, conoscenti e musicisti che utilizzano questo software da numerosi anni. Perché effettivamente è un danno enorme non poterlo più aggiornare, è relegato con la licenza a un unico computer, comporterà sicuramente dei disagi e sono centinaia e migliaia di persone che lo usano in tutto il mondo, è un software ormai adottato da tanti anni, è tra i più performanti e attivi software appunto per la notazione musicale, per la scrittura della musica. E quindi mi è stato chiesto, tu come farai? Come farò? Allora, io ho il mio software che per fortuna posso aggiornare in qualsiasi momento e posso portarlo avanti probabilmente per tutta la mia vita. E devo dire che io tanti anni fa, negli anni 90, iniziai con un software che è questo qui, Overture, della Opcode, pubblicato nel 1994, la prima versione di Overture, e in quegli anni io l'ho utilizzato molto. Poi ho deciso di ritornare al mio primo, come si dice, al mio primo amore, che è una scrittura particolare, e adesso vi presento il mio software di scrittura musicale. È questo qui. Ecco, questo è l'hardware. E apro, ecco qua, mi si rivelano, vabbè, dei fogli, come vedete, scritti da questo software. Così, allora all'interno avrò, vabbè, i miei fogli di musica e gli strumenti, i tools del software, che sono, vabbè, tempera-matite. Matite varie, bianchetti, colla, forbici, evidenziatore, spillette, altri gomme da cancellare, questi qua, delle righe. E qui ho praticamente gli strumenti fondamentali che sono, vediamo un po', le mie varie penne con varie gradazioni di punta, altri fogli di musica, i miei occhiali, questo simpatico traccia pentagrammi quando sono in giro e anche se ho un foglio bianco traccio il pentagramma e scrivo. Ecco, questo è il mio software con cui scrivo le mie partiture e quindi posso aggiornare in qualsiasi momento. Cambio le penne, aggiorno il sistema, e per cui io non ho problema. Il problema di Finale non mi riguarda. Resto solidale con tutti i miei amici che usano Finale. Quindi la mia piena solidarietà a chi usa il programma Finale, ma per fortuna non mi crea nessun danno. Ecco qua, questa è la risposta.